Uno degli argomenti che ti stanno più a cuore è quello dei big data. Ultimamente c'è stato il caso di Prisma che ha sollevato giustamente delle grandi perplessità in senso più pop, più popolare appunto, più esteso, ci ha fatto capire che siamo immersi in una liquidità di informazioni che riceviamo, ma anche che diamo, che ci mettono in qualche modo con delle responsabilità personali, nella nostra identità, individuale, personale, ma anche in un contesto più ampio, cioè quello del nostro territorio, dei nostri legami politici, dei nostri legami sociali. Qual è la tua visione rispetto appunto a quello che è successo e a quello che è emerso? Dunque, il caso Prisma dal mio punto di vista è un caso interessante perché da un punto di vista di etica della tecnologia solleva delle questioni che trascendono, secondo me, la classica opposizione pubblico-privato, quindi difesa della privacy a favore di un contesto più ampio. E poi una domanda piuttosto seria è fino a che punto noi siamo proprietari delle interazioni che noi esprimiamo? Questa domanda non è una domanda banale perché questa domanda vuol dire due cose. Se noi rispondiamo siamo proprietari, vuol dire che ci dovrebbe essere un'economia che paga il fatto che noi produciamo attività all'interno dei social network. Che noi sappiamo che questo è vero fino a un certo punto perché tutto ciò che accade nei social network viene utilizzato per fare profiling, no? Per creare delle categorie rispetto alle quali elaborare un meccanismo di, diciamo così, di messaggio pubblicitario molto più dettagliato. Se noi rispondiamo invece no, cioè che ci sono cose che accadono, alla Wittgenstein, il mondo è tutto ciò che accade, quello che accade non è necessariamente di nostra proprietà, allora noi stiamo in un altro contesto, che è il contesto della trasparenza. Cosa è la trasparenza? Vuol dire che tutto ciò che ci definisce, le tracce che noi lasciamo nei diversi social media, possono essere raccolti, ovviamente se una volta raccolti possono dire di noi molto di più di quanto noi siamo disposti ad ammettere. Quindi c'è un trade-off, cioè c'è la necessità di dire se sì o no. Come tutti i grandi problemi, non è un problema che si può risolvere in maniera manichea, cioè non si può rispondere sì, sono di nostra proprietà e facciamoci pagare, oppure no, non sono di nostra proprietà, lasciamo che i governi variamente declinati raccolgano senza pietà questo tipo di informazioni. Perché il fatto che noi siamo persone dipende anche dal tipo di tracce che noi lasciamo nei social media, che essendo molto spesso legate a opinioni, comportamenti, spesso comportamenti di consumo, dicono molto su noi stessi. Il caso Prism è un caso emblematico perché è un caso di tecnoetica serio, del tipo siamo noi disposti per motivi di sicurezza a far sì che delle informazioni che ci riguardano e che sono la radiografia del nostro comportamento sociale abbiano un impatto sul mondo circostante? La risposta ovviamente in questo caso è ni, nel senso che da un certo punto di vista ha senso perché i governi da che mondo in mondo raccolgono dati sui propri cittadini. Un esempio che a me piace citare spesso è il viaggio che è stato fatto verso Betlemme, perché non tutti ricordano perché era un problema di censimento, cioè un problema di censimento per cui andavano censiti già nella Roma antica, nella Roma imperiale, questo tipo di informazioni. Quello che cambia però è la scala. Cioè non è solamente una questione che alcuni dati sono sempre stati raccolti, ma è una tale quantità di dati per cui bisogna porsi la domanda, c'è un tetto da mettere sul numero di dati che possono essere ascrivibili ad una persona? Una volta il problema che si risolveva facilmente dicendo io raccolgo un certo numero n di dati senza associarlo a un nome, a un cognome, a un codice fiscale, a un social security number. All'epoca poteva avere senso, ma adesso questo tipo di affermazione non ha, proprio politicamente ed eticamente non ha più senso perché le informazioni sono tante e tali per cui non serve associarlo ad una persona, ma è tale la raccolta di dati, di big data, per cui ovviamente quel tipo di informazioni possono sempre fatte ascrivere ad un profilo o ad un gruppo di profilo, a due soli profili o tre soli profili sociali molto specifici. Quindi ovviamente la nostra privacy ovviamente non può essere più garantita da quel tipo di affermazioni. La domanda a questo punto è il tetto. Cioè se io sono disposto a dare una parte delle mie informazioni per avere servizi, nel caso di Google, no? Servizi sempre più profilati sulle mie esigenze, la domanda è:
fino a che, quando troppo è troppo, cioè quando che io una volta che i dati che Google raccoglie su di me cominciano a essere troppi o comunque devono essere fatti in modo tale da esercitare altre forme di diritti. Per esempio, una forma di diritto classico che si sta negoziando è il delete, no? Il diritto all'oblio. Sì. Cioè tu puoi raccogliere i miei dati, i dati che produco fino a un certo punto, ma da un certo punto in poi vorrei che questi dati fossero cancellati. Quindi il problema non è solamente se sì o no raccogliere questi dati, ma soprattutto qual è il ciclo di vita del dato. Perché il ciclo di vita del dato, cioè quando lo raccolgo, per quanto tempo lo mantengo, quando lo cancello, è uno dei modi con cui possiamo far sì di mantenere due diritti che sono confliggenti, che sono il diritto alla privacy, ma anche la necessità del profiling per motivi della fattispecie, nel caso di Prism, di sicurezza. Però una questione sempre inerente alla raccolta di dati, che poi ha una valenza nel controllo sociale, politico, con la giustificazione del terrorismo in questo caso, è il fatto che la percezione che noi fruitori di social media abbiamo è di essere dentro una nazione che è quella della sfera social mediatica del web. In questo caso invece è stato trattato come un'intermediazione tra un organismo che è quello del governo federale americano o comunque di altri governi sovranazionali o nazionali, intermediato da quelli che sono le piattaforme che utilizziamo e nelle quali diamo la nostra identità e vorremmo che fosse mantenuto perlomeno in questo ambito. Quindi questo è un problema ulteriore, cioè chi siamo noi quando siamo identità digitale e a chi dobbiamo fare riferimento, cioè se siamo ancora cittadini di un percorso reale, di un territorio reale, o se invece cambia totalmente questa cosa. Una delle cose che si dice per dire quanto Facebook sia pienissimo di account è che se Facebook fosse una nazione sarebbe la terza nazione al mondo, secondo una delle classiche metafore che si utilizzano, la seconda, adesso non ricordo perché sì, bisogna avere un aggiornamento dal punto di vista dei dati. È interessante perché effettivamente Facebook si sta configurando come una specie di entità sovranazionale in cui le persone interagiscono, cooperano, si innamorano e diciamo così fanno gossip sulle più diverse questioni. Dal mio punto di vista, diciamo così, è un problema interessante perché è un problema duplice, sia un problema di governance, proprio dal punto di vista politico, perché ormai le informazioni che circolano nei social media sono anche informazioni che hanno a che fare con l'orientamento politico di questo o quel paese. E fino adesso c'è stato un minimo di controllo da questo punto di vista, grazie anche alla barriera linguistica. Quindi è la lingua in realtà che ci connota come appartenente a quel contesto geografico. Ma per alcuni temi, soprattutto i temi legati alla privacy, ai temi legati all'informazione globale, eccetera, eccetera, il fatto di appartenere ad una comunità linguistica specifica non è garanzia di appartenenza ad uno specifico territorio. Quindi in realtà quello che sta emergendo è che c'è uno strato intermezzo, un layer intermezzo, cioè la dimensione sociale, la dimensione geografica, cioè la dimensione tecnologica, che ovviamente rielabora il fatto che noi apparteniamo ad un territorio specifico con delle specificità linguistiche. Il caso che si usa è banalissimo dal nostro punto di vista, è il caso di un social network di Google, si chiama Orkut. Orkut è nato come social network inglese, di lingua inglese, un'interfaccia pensata per un utente inglese, così dicendo, e poi per un meccanismo sociologico molto vicino a quello che viene chiamato le catene migratorie è diventato di lingua portoghese e adesso è uno dei più importanti social network di lingua portoghese e quindi ascrive a sé sia il Brasile, quindi il Sud America, che il Portogallo. E questo è un esempio per dire cosa, vedete che molto spesso anche le geografie linguistiche vengono assolutamente riscritte dai social media, creando una specie di livello intermedio in cui le persone si possono confrontare linguisticamente da un certo punto di vista. Infatti per esempio l'utilizzo del broken English, cioè dell'inglese raffazzonato, nei social media non è un problema perché di solito si hanno persone che parlano diverse tipologie di inglese intendendo l'inglese come lingua veicolare, cioè l'inglese che si utilizzava nei porti o quello che una volta chiamato il pidgin, ovvero le lingue creole che servono per fondamentalmente negoziare delle relazioni commerciali, in questo caso non solo commerciali. Quindi la questione è interessante perché Prism fa capire una cosa,
che viviamo in una geografia del web che è completamente avulsa dalla geografia dello spazio fisico. Ovviamente completamente avulsa è un'iperbole, però serve per far capire che il modo con cui il web decodifica il mondo è piuttosto diverso dal tipo di mappa mentale che noi abbiamo dello spazio geografico. Basterebbe vedere le classiche mappe strane, cioè le mappe della connettività globale, si potrebbero vedere dei posti che sono macro dimensionati grazie alla loro connettività, dei posti invece che sono praticamente scomparsi dalla mappa della connettività. Quindi la questione è una questione seria, perché nel momento in cui ci sono strumenti come Prism, per cui non è un problema di linguaggio, ma un problema di software, e quindi non importa se le nostre affermazioni sono scritte in italiano, in cinese, in pakistano, in farsi o in inglese e cockney, però queste informazioni verranno sicuramente raccolte da un software, questo software andrà ad analizzarle. Quindi questo crea uno strato intermedio per cui bisognerà anche pensare a livello di organizzazione delle Nazioni Unite, per esempio, pensare in che modo gestire questo livello intermedio in cui la geografia viene riletta secondo altri parametri che non sono più quelli delle comunità linguistiche. E questo è quello che nel tuo blog citi con l'espressione che siamo nel cuore del battito del mondo. Esatto, sì. Questo è un paper che mi ha molto colpito, che è uscito recentemente su una rivista scientifica online che si chiama First Monday. La cosa interessante è che questo paper andava a studiare la geolocalizzazione di un numero enorme di tweet, diciamo così, raccolto fra l'ottobre 2011 e novembre 2011, cioè solamente un mese. Però questo mese aveva qualcosa come 10 milioni di interazioni Twitter. Utilizzando solo il sottoinsieme di queste interazioni che si potevano geolocalizzare, si poteva praticamente creare una mappa che era la stessa mappa dell'energia elettrica, cioè del consumo energetico che si ha sul pianeta Terra. Quindi c'era quasi una sovrapposizione fra quanti tweet vengono fatti nei posti in cui c'è maggiore consumo energetico, quindi sono paesi presumibilmente avanzati dal punto di vista industriale. Questo fa capire un po' il battito del cuore, cioè nel senso, noi riusciamo con Twitter, grazie alle ultime tendenze che si hanno in quella che viene chiamata la computational social science, cioè le scienze sociali che utilizzano tecniche computazionali, la possibilità di avere una specie di nuova radiografia del mondo e quindi capire delle cose sul mondo che prima altri strumenti non ci permettevano di cogliere o semplicemente di vedere. Una delle cose affascinanti di questi studi, soprattutto gli studi di geolocalizzazione dei tweet, ma non solo, le mobile in genere, è il tipo di geografia che disegnano, no? La bellezza delle mappe. Certo. Per concludere, secondo te, come sociologo dei nuovi media digitali, quali sono le tematiche più importanti che ci troviamo di fronte? Il secondo schermo, ad esempio, i big data, la privacy, la geolocalizzazione? Dunque, secondo me i temi fondamentali del prossimo dibattito pubblico, variamente declinato tramite casi di cronaca, ma anche casi di politica, saranno essenzialmente tre. Prima di tutto la nuova ecologia dei mezzi di comunicazione. I social media hanno radicalizzato l'aspetto relazionale, cioè hanno fatto capire che l'informazione non è solamente quella che viene veicolata tramite la stampa, quindi di televisione, radio, eccetera, giornali, ma anche tramite il passaparola delle persone. Questo ha creato una nuova ecologia per cui io posso essere informato grazie anche al tipo di rete di contatti che mi costruisco con le opportunità permesse dai miei digitali. Questo cosa vuol dire? Vuol dire fondamentalmente che la televisione ha bisogno di ripensare il proprio ruolo, la radio ha necessità di ripensare il proprio ruolo, che è sempre più legato per esempio alla mobilità o all'ascolto asincrono, quindi podcast, roba di questo tipo. I giornali hanno bisogno di elaborare un modello per cui non è più solo la carta lo strumento privilegiato, ma strumenti molto più frammentati. L'idea è che arrivando i media digitali in questo contesto hanno fatto un po' come il gioco dei 15, no? Quel gioco, diciamo così, di intelligenza di cui di solito si cerca di ridimensionare, di, diciamo così, riposizionare un tassello nel momento in cui dobbiamo rimettere in ordine il numero da 1 a 15. Quando sono entrati i media digitali hanno creato un tale, diciamo, sconvolgimento per cui non hanno tolto l'importanza ai mezzi di comunicazione di massa, sì. Quindi la televisione, la radio, anche il cinema.
ma hanno diciamo, si portano quasi la necessità che vengono a essere rinegoziati i ruoli che avevano, e molto spesso creando un nuovo legame, una nuova forma di esperienza che si è contemporaneamente legata ai mass media e ai social media. L'esempio della social TV da questo punto di vista è emblematico, cioè utilizzare app specifiche o ciò che accade all'interno di Twitter o di Facebook per creare un nuovo tipo di esperienza di fruizione televisiva, che non è più solo la fruizione della televisione, ma è contemporaneamente televisione più altri mezzi legati ai media digitali. Questo è un caso emblematico, ma è solo la punta dell'iceberg di un tipo di situazione che andrà ad impattare, ovviamente che già sta impattando, su tutti i mass media. Perché il problema della società contemporanea è che non è più una società di massa, cioè ci sono mezzi di comunicazione di massa in una società che è sempre più non di massa, e quindi ovviamente questo legame deve essere ricostruito, e spesso i social media lavorano in questo senso. Quindi sicuramente la nuova ecologia dei mezzi di comunicazione. Il secondo aspetto è la nuova, il nuovo modo di costruzione delle relazioni sociali. Noi siamo vissuti in un contesto in cui era la socializzazione quella che ci costruiva, che costruiva il nostro capitale sociale, cioè la nostra rete di contatti, attraverso prima la famiglia, poi la scuola, poi i nostri amici, quello che i sociologi chiamano il gruppo dei pari, e poi nell'ambito della socializzazione secondaria, quindi fondamentalmente il contesto lavorativo, così dicendo. Adesso c'è una nuova socializzazione, che è ciò che accade sul web, cioè ciò che accade nei social media. Cioè noi possiamo avere tranquillamente dei legami con delle persone che ora abbiamo visto, che vediamo pochissime volte l'anno, senza che ci sia uno storico di relazione preesistente. E questo è basato su motivi di interessi personali, di hobby, cioè di tutto ciò che ci connota come persone e non solo come individui. Questo cosa succede? Succede che si possono creare delle relazioni che sono forti e stabili alla stregua delle relazioni tradizionali. Una volta non si faceva, diciamo, si guardava con interesse e curiosità con gli amici di penna, no? Quando ancora si utilizzava questo tipo di strumento. Adesso invece si cerca di fare, magari si dice che gli amici che stanno su Facebook non sono gli amici della vita reale, ma questo vale anche nella nostra vita reale. Non tutte le persone che noi chiamiamo nostri amici sono effettivamente amici del mondo con cui decliniamo questo tipo di concetto. Quindi secondo me una tendenza futura è cosa accadrà nelle relazioni personali e intime una volta che ci sarà questo utilizzo consistente dei social media. La banalità ovviamente sono i cercare il proprio partner, no? Una volta erano i locali. Poi sono diventate c'è stato un periodo che sono diventate soprattutto negli anni 80 le palestre, in quello un modo per cercare i propri interessi. Poi ci sono stati dei contesti, per esempio anche il volontariato è stato per molto tempo un modo per condividere un valore rispetto a quale costruire la relazione. Adesso ci sono le media digitali. Ovviamente non sto dicendo che le media digitali ricostruiscono un tutto e per tutto ciò che il rapporto faccia a faccia, anche perché non esiste nessun tipo di rapporto con qualunque mezzo di comunicazione, telefono, carta, diciamo così, amico di penna o Facebook, che prima o poi non ha bisogno della sua consistenza fisica. Semplicemente questi strumenti sono dei surrogati, cioè in assenza della presenza fisica o in attesa della presenza fisica permettono di diventare palliativi. E questa dimensione sarà, dal mio punto di vista, sempre più forte. Proprio forse subito in ottica commerciale, cioè nasceranno tecnologie e prodotti e servizi pensati specificamente per valorizzare la dimensione di attesa dell'altro prima di incontrarlo faccia a faccia, non solo dal punto di vista affettivo, sessuale o relazionale, ma anche dal punto di vista semplicemente anche amicale, la costruzione di gruppi di interesse nel senso di hobby, no? Di hobbisti, l'incontro degli hobbisti. Il terzo livello secondo me è un metalivello, che è il livello dei dati, cioè sarà sempre più necessaria un'educazione al dato, cioè al fatto che noi produciamo produttori di dati e dobbiamo anche accedere ai nostri dati, ai dati di terzi, per capire come va il mondo. E secondo me qua c'è spazio per nuove narrative, nuovi, diciamo così, modi per interpretare la contemporaneità. Penso per esempio al data journalism, cioè un giornalismo che è pensato in cui lo strumento per raccontare le cose sono i dati e non solo la narrazione in senso tradizionale. Quindi secondo me c'è una dimensione di storytelling, di umanizzazione del dato, che fa capire fondamentalmente che con l'epoca dei big data tutti noi siamo produttori di dati, tutti noi, se vogliamo, abbiamo gli strumenti per fruire dei nostri o dei dati di terzi e saper come valorizzare questo strumento, per esempio perfezionando l'acquisto di un prodotto o semplicemente creando qualcosa di estetico, di artistico, che per certi punti di vista, mutatis mutandis, sembra l'esperienza, i big data somigliano molto alla prospettiva rinascimentale, che era, come diceva Panofsky, una forma simbolica, cioè non solo una componente estetica di terza dimensione, uno spazio bidimensionale, ma anche una componente tecnologico-matematica, cioè il fatto che la prospettiva è una precisa
distorsione della nostra percezione che ha delle basi matematiche, e dal mio punto di vista il big data sono per certi versi questo. In questo momento abbiamo più l'attenzione sull'aspetto quantitativo, cioè il numero, il dato, la matematicità, la dimensione statistica, quella è diventata la data science, ma secondo me adesso diventeranno anche una questione anche relazionale, ma anche una questione banalmente di nuova narrativa, cioè l'utilizzo di questa nuova forma di scrittura, oltre al testo, l'immagine, eccetera, eccetera, c'è anche il dato grezzo che può essere trasformato per produrre bellezza. Bene, Davide, credo che ci hai dato delle indicazioni estremamente esaustive su quello che sarà il nostro prossimo futuro. E quindi da intermediatore ti ringraziamo molto. E io ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare le mie parole. Grazie e buone vacanze soprattutto. Buone vacanze a tutti.